Peugeot sostiene che la 2008 è diventata un SUV, ma cosa significa? Giuliano ve lo spiegherà in questa prova. Preparatevi a mettere in discussione i soliti schemi in base ai quali un SUV è tale solo se 4x4, costoso e ingombrante. Quando si giudica un oggetto, spesso si dice che è una cosa che va bene per tutti i giorni. Ma cosa significa? Sono le ricette semplici ad essere quelle che vanno bene tutti i giorni. Gli abiti e le scarpe adatti ad ogni occasione sono per tutti i giorni. Il matrimonio è per tutti i giorni della vita, no? Ok, il senso è un altro e soprattutto le cose non sempre vanno così. Tornando a noi, anche le auto possono essere per tutti i giorni, ma questo non significa che siano banali. Altrimenti dovreste dire lo stesso dei jeans che indossate o di una pizza margherita. Che è semplice, ma buonissima. E si può mangiare tutti i giorni. Perché la margherita costa poco, la trovi ovunque e te la puoi fare anche in casa. Con un'auto il discorso è un po' più complicato, ma si può definire per tutti i giorni se è pratica e non costa tanto da comprare e soprattutto da utilizzare. La 2008 è un SUV relativamente accessibile come prezzi, perché ha molto in comune con la 208, quasi tutto. E non solo, siccome è leggera, consuma poco. E poi ci sono quelle caratteristiche che rendono la 2008 un'auto molto pratica, da usare tutti i giorni appunto. Ve le faccio vedere. Un SUV spesso si sceglie come auto da famiglia. E famiglia significa figli da portare all'asilo, a scuola, in piscina. In questi casi conta molto l'accessibilità e l'abitabilità. E la 2008 ha il tetto dritto, che non scende e quindi non costringe a piegare troppo la testa e la schiena. Per salire e scendere invece si sente l'ingombro delle ruote e gli schienali posteriori sono un po' troppo verticali. Ma famiglia significa anche casa e quindi ogni tanto tocca fare un po' di sano bricolage. E allora non guasta un'auto pratica e spaziosa per caricare tutto quello che vi serve. La 2008 se la cava bene perché l'altezza di carico è bassa e le forme del bagagliaio sono regolari. Un po' fastidiosa invece la capelliera non collegata con il portellone. E poi arriva il fine settimana e quindi un minimo di tempo libero per fare sport. La cosa importante è non dover smontare la vostra attrezzatura in mille pezzi per riuscire a trasportarla. E questo con la 2008 non succede. Certo, se in Peugeot avessero messo anche due leve nel bagagliaio per abbattere ancora più velocemente gli schienali posteriori, sarebbe stato meglio. Quindi c'è chi il SUV lo vuole per stare più in alto, per migliorare la visibilità. Non aspettatevi comunque l'altezza di un furgone o di un SUV più grande, perché la 2008 comunque resta compatta anche se più grande di una piccola, di un'utilitaria, e solo più alta quel tanto che basta per migliorare la visibilità. A proposito di posizione di guida, sulla 2008 l'iCockpit, e cioè un volante molto piccolo e la strumentazione più in alto del solito, riesce ad adattarsi a persone di diversa altezza, senza nascondere la strumentazione, più che su altre Peugeot, proprio perché la posizione di guida è rialzata. E poi ci sono loro, quelli che prima di tutto vogliono un SUV, per una questione di immagine, indipendentemente dal tipo di trazione, di motore o dal marchio. Sono quelli per cui la carrozzeria muscolosa e l'assetto rialzato sono le principali motivazioni d'acquisto. Insomma, anche un SUV può essere un'auto da tutti i giorni, quando è pratico, quando è alla portata di molte tasche e quando è interessante sia per un single che per una famiglia. E poi, perché no? Anche quando è piacevole da guidare. Ora che abbiamo visto come e dove la 2008 è stata concepita come un SUV, cliccate per scoprire le sue tecnologie nel video di Eleonora e per sapere come va su strada in quello di Andrea.